Ciao ragazze, ciao ragazzi, volevo parlare del fatto che appena ho premuto rec, Denver si è messo davanti alla porta a piangere perché voleva entrare e si è messo là, cioè lui ormai sa che quando io filmo quello è il suo posto, cioè io non lo so, vuole essere proprio protagonista gatto Denver. Comunque, oggi voglio assolutamente filmare il video sulla mia collezione di slime. Come vi ho detto in uno degli ultimi video vlog, io sono sempre stata patita di slime quando ancora non si sapeva nemmeno che si chiamassero slime. E io, per spiegare alla gente che avevo la passione di queste cose, dicevo: sì, sai, ma quelle cose così tipo antistress. Ecco, quelle cose così tipo antistress. Poi ho scoperto che si chiamano slime quando è uscita sta cosa e tutti sono pazzi per lo slime. Io ero pazza per lo slime già quando ero piccolina e tutti mi guardavano malissimo, tipo: sì, ti piace lo slime. Quindi, ora che ho scoperto di non essere l'unica con questa fissazione, ve ne ho parlato. Tantissimi di voi mi hanno detto: sì, fai la collezione sugli slime, fai il video sugli slime, eccetera eccetera. Spero di essere all'altezza. Io guardo tantissimi video sullo slime e non ne ho mai fatto uno, però, quindi spero di essere all'altezza. Fatemi sapere tutte le domande che avete, richieste, insomma, sui prossimi video magari, e datemi consigli. Il primo slime è questo, che è tipo di un colore beigeolino, direi marroncino beigeolino, ed ha un sacco di queste perline gialle ed ha un profumo di banana spettacolare, cioè il profumo di banana di questo slime è qualcosa di paradisiaco. Poi c'è questo si chiama Strawberry Milkshake ed è appunto di questo bellissimo colore rosa chiaro e profuma anche di fragola, quindi insomma ecco perché il nome Strawberry Milkshake gli si addice perfettamente. Poi c'è questo che è un floam, se non sbaglio, da tutte queste sfere che lo rendono super 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 crunchy. Anche questo ha un buonissimo profumo ed è fatto appunto con un clear slime rosato e con tantissime tantissime sfere. Poi c'è questo che è più un putty, ma io adoro giocarci ed è altrettanto soddisfacente di uno slime. Guardate questo, quanti glitterini ha, è stupendo. Questo all'interno nasconde una moneta, non ho ben capito per quale motivo, comunque c'è questa moneta all'interno e questa specie di slime o putty, come volete chiamarlo, è super 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 stretchy, super 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 stretchy, morbido e non si asciuga mai, è fantastico. Poi c'è questo l'ho trovato nel negozio a tutto a 99 cent ed è questo piccolo slime rosato che però purtroppo mi sa che si è asciugato un sacco dall'ultima volta che ci ho giocato perché non è più stretchy com'era, vediamo se fa ancora click. Quasi niente, proverò a rimetterlo in sesto e renderlo un pochino più morbido con della crema idratante, vedremo se funziona. Peccato, perché comunque per il prezzo che ha, 99 cent appunto, non era affatto male, solo che purtroppo si è asciugato. Poi c'è questo, si è rotta la confezione di questo slime e quindi ho sostituito la confezione. Questo è uno slime in realtà trasparente, ma siccome ieri ci ho giocato appunto le bollicine stavano andando verso l'alto, è un fruit salad blue slime perché ha tutti questi
tutti, sono sia fiorellini che pezzettini di frutta, se riuscite a vederli. Poi c'è questo che è un vero e proprio butter slime, questo è un vanilla butter slime perché profuma di vaniglia. Questo è forse il mio preferito perché amo i butter slime e questo è super 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 morbido ed è super satisfying, ha questi piccoli granelli che profumano di vaniglia, non so se sono i granelli ma profuma di vaniglia in un modo pazzesco ed è super super morbido, è bellissimo. Poi c'è un altro di questi Crazy Aaron Thinking Putty e questo si chiama Liquid Glass. Provate ad immaginare perché, provate ad indovinare. Ebbene sì, sembra vuoto ma in realtà all'interno c'è questo slime trasparente e adesso lo noterete. Eccolo qua. È fantastico perché quando ci giochi sembra veramente di giocare con del vetro liquido. Poi c'è quest'altro putty che era trasparente ma io ci ho messo dei glitter e delle paillette e quindi è uscito di questo bellissimo color dorato con appunto tutti questi sbrillucichini. Poi c'è questo che ha un profumo buonissimo di anguria, anche questo è un clear slime con sotto la macedonia di frutta e siccome ci ho giocato appunto ieri le bollicine stavano andando verso l'alto, le bollicine d'aria, quindi sotto in realtà è perfettamente trasparente. Poi c'è questo che assieme all'altro butter slime è uno dei miei preferiti, ma adesso lo vedo un pochino asciutto, devo aggiungerci un po' di crema, ma potete vedere che è simile a un butter slime opaco, ma non è proprio un butter slime, però è super super satisfying giocarci e lo adoro e tra l'altro profuma, non so bene descrivere questo profumo, è un profumo buonissimo. Poi c'è un altro dei Crazy Aaron Thinking Putty e questo è di un bellissimo colore duochrome, va dal viola all'azzurro, al giallo, è davvero un colore stupendo, è bellissimo e giocarci è fantastico. Poi c'è questo slime color turchese azzurro, non ricordo il nome di questo, ma anche questo ha un profumo buonissimo, non è per niente appiccicoso ed è un piacere giocarci perché è super morbido, super stretchy. Poi c'è questo che è un clear slime, ma sotto un sacco di brillantini, li vedete a forma di cuore, è
Adesso lo apriremo per la prima volta assieme, perché questo è nuovo, nuovo, nuovo. E poi per finire c'è questo che è un fluffy cloudy slime ed è estremamente estremamente fluffy, non so descrivervi la consistenza, ma è molto molto particolare, è davvero singolare questo come slime. E l'unico problema che ho con questo slime è che lascia un sacco di piccoli pezzettini trasparenti un po' ovunque, potete rendervene conto, ma giocarci è stupendo perché è davvero soffice, soffice come una nuvola, è più soffice del butter slime, è super super soffice e profuma. Ragazzi e ragazze, questa è la mia collezione di slime, spero vi sia piaciuto questo video, fatemi sapere se più avanti volete un aggiornamento, se volete che faccia altri video sugli slime, un bacione e a presto, ciao ciao, ciao ciao!